Ecco Gabriele Zappa, uno dei due eroi di questa giornata. Il primo gol con la maglia del Pescara ha sempre un sapore particolare. Raccontiamo quello che è successo nell'occasione del gol dell'1-0. Ma sicuramente sono contentissimo per il primo gol con questa maglia e lo dedico alla mia ragazza e a mia mamma, che è anche alla mia famiglia, che è venuta fino a qua per vedermi. E sono contento perché appunto è una grande gioia, soprattutto anche per il risultato, per la vittoria. Hai creduto in quell'occasione, c'è stato quell'ottimo pallone che ti ha passato Maniero, sei riuscito anche a superare il difensore del Pordenone a mettere il pallone in rete. Sì, ho visto lo spazio e poi Pippo Maniero è stato molto bravo a darmi quella palla in profondità e ho cercato di mettere tra virgolette il fisico per spostare il difensore e poi sono riuscito a fare gol. Dopo il tuo gol tutti sotto la panchina a festeggiare con i compagni della panchina e anche con il tecnico Le Grottaglie. Cosa ha portato Le Grottaglie in questi ultimi giorni prima della partita col Pordenone? Sì, è stato bello esultare con tutta la panchina, si vede che comunque siamo un bel gruppo. Ah, il mister è stato bravo con le parole a darci forza e lui l'ha detto fin da subito che ci credeva e appunto ha detto andiamo a vincere a Pordenone e così è stato, siamo stati bravi. Avete cambiato modulo, siete passati al 3-5-2 dal modulo ad albero di Natale e si è visto un giovamento sul piano del gioco oltre che del risultato. Come vi siete trovati con la difesa a 3 con questo centrocampo folto? Ma noi l'avevamo già provata questa difesa a 3 e comunque in base alle partite oggi ci siamo trovati molto bene, siamo stati bravi appunto anche nelle uscite per come prenderli e poi sotto la base del possesso palla siamo stati molto bravi. Ora si guarda la gara con il Cosenza in trasferta, avete fatto spesso e volentieri molto bene, ora bisogna migliorare questo ruolino di marcia casalingo. Sì, sicuramente dobbiamo cercare di dare continuità a livello di risultati e dobbiamo portare a casa i 3 punti anche in casa. Cosa vi ha detto Le Grottaglie negli spogliatoi? No, ci ha fatto i complimenti, poi martedì sicuramente ci dirà qualcos'altro.